Monta la polemica in campagna per l'esclusione di alcune aree dal Piano Nazionale di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale e Ariano Irpino, una delle aree maggiormente penalizzate sia nella zona industriale di Camporeale che sul versante opposto, interessato dal progetto definitivo del collegamento ferroviario dell'alta capacità Napoli-Bari con la realizzazione della stazione Irpinia. Amministratori e sindacato fanno fronte comune. Credo che ha fatto bene il Consiglio Comunale di Ariano a riunirsi con un ordine del giorno ben preciso, che è l'inserimento del territorio arianese nelle ZES, perché immaginare uno sviluppo in Valle Ufita o sull'intera regione Campania tenendo fuori un territorio così importante come quello arianese significa non volere creare sviluppo, non volere creare nuova occupazione. Creare la ZES in Valle Ufita è a un metro di distanza dal confine, inizia il territorio arianese ed è fuori dalla ZES, insomma è abbastanza ridicola la cosa. Insomma, io credo che ci sono tutte le necessità e le condizioni perché la regione Campania possa rimediare a questo, voglio immaginare, a questa distrazione. La ZES viene ipotizzata, viene calata in tutti i territori come un supporto alla nuova produzione, ma legata al sistema della logistica. Su questo territorio sta crescendo e sta nascendo un polo della logistica attorno alla stazione dell'alta capacità. Noi già come struttura nazionale abbiamo sollecitato il governo uscente a farsi carico di questa realtà nelle zone interne, non è solo questa qua ma anche nel centro del paese.